Benvenuti in questo backstage di Around the Valley. Vediamo subito lo chef, cioè momento critico. Cosa è successo? Cosa è successo? Allarme caffè? Cioè? Ma sta uscendo tutto, ma chef Dario? Chef Dario, cosa ha combinato? Tutto sotto controllo, c'è chef in cucina. Siamo sicuri? Shh. Questo è il tipico danno perché i tuoi colleghi non ci stanno attenti e accumulano. Fate schifo, bevete 50 caffè al minuto. Vabbè, ma cosa facciamo oggi? Pizze, finalmente pizze. Guarda, ci sono già in forno, sono le 10:30 del mattino e noi siamo già qui, forni accesi. Noi siamo dei panettieri. Siamo veramente dei panettieri, potremmo fare pane fresco ogni giorno. È nato tutto così, sembrerà una puntata banale, ma in realtà è nata, sì, da una banalità, ovvero che tantissime persone mangiano. Chi è che non mangia la pizza surgelata? Ma come, non la mangi? Ma io la ordino. È vero, ci sta ordinando, però è il tipico... Da studente. Sì, esatto. Da studente, da persona che vive da sola. Esattamente. È vero, quindi abbiamo detto, ma ce ne sono talmente tante, perché se andate in qualsiasi supermercato... Cioè, guarda qui. Sì. Guarda. Pieno di pizze surgelate. Pieno. Quindi abbiamo detto, beh, con tutte queste marche proviamo a fare un test delle pizze. Non sarà un sottomarche, perché come vedete non c'è nulla di censurato. Non c'è niente di censurato. Abbiamo preso più tipi di pizza possibili, abbiamo trovato al supermercato, abbiamo detto testiamoli, scopriamo quali sono i migliori per voi. Lo facciamo per voi. Vediamo Nelson impegnato in un torneo di Fortnite. Bravissimo Nelson, con le sue cuffie da gaming. Come sta andando Nelson? Bene. Fiamo per te. Qua vediamo la remontaggio. Che cos'hai oggi? Perché ti sento fare degli urletti, degli scatti? È una cosa strana. Cioè, è successa una cosa strana? Racconta, Nick. E venite da fare tipo sbattendo la testa contro la scrivania. Però aspetta, perché questo comportamento di Cesare lo conosciamo, nel senso che Cesare è una persona che si fa influenzare da ciò che ascolta la mattina. Tipo, cosa hai guardato stamattina o ieri sera? La prima stand up di Kevin. Ah, allora sarà molto influenzato da Kevin Hart. Ieri invece grande comico americano, ok? Che era, come si chiama? Edoardo Ferrari. No, però non Edoardo Ferrario. Ferrario, scusa. Il doppiatore che fa Edoardo Ferrario. Ehi, vuoi sapere chi c***o sono io? Ah, chi c***o sono io? È tornato. Ecco. La cosa bella è che Cesare arriva e non ti dà neanche la fonte da cui ha preso questa parte di comicità. Non ti dice, ieri ho visto lo sketch di Edoardo Ferrario. Dove però la cosa che mi chiedo, cosa succederà quando una sera si metterà lì e farà la maratona di cinepanettoni? Sarà un casino, perché tornerà, scorreggia manetta, rutti a manetta e battute solo sulla... Sto estraendo pizze a mano. Ma quante pizze ci sono? Rischiando di bruciarmi ogni 3 secondi. E mi sono ricordato adesso che per questa puntata abbiamo la pala. Il badile. Ma è bellissimo. Proviamo, fammelo vedere. Vai, vai. Se dopo questo andrà nelle mani di Nick. Perché oggi... Ah, è vero, Nick. Nick, ma te lo ricordi vero che sei il pizzaiolo oggi, eh? Uè, davvero? Però mamma di fare... mia, no, cerchiamo... pizzeria. No, cerchiamo di fare un... Facciamo un... la prova bandana subito. Sì, fai la prova bandana. E comunque vediamo. Cerchiamo di fare un pizzaiolo senza troppi... stereotipi. Senza me, Mario. Cesare, guardalo. Sì, la no, vabbè, sotto c'è la maglietta bianca. C'è naturalmente la maglietta bianca. Pizzaiolo! Aspetta, Nelson, reaction a Nick pizzaiolo. Pizza mi! Pizzaiolo! Sta sfornando? Ma è una cosa stranissima. Ma è bellissimo, ma che figata! Guarda com'è spaletta. Aspettiamo un pochino perché sono ancora un po' crudo. Perfetto. Mi dovete insegnare delle voci però, perché io... Sai fare solo... Sì, sai fare solo Mario. È Mario che non c'entra nulla. Fai tipo il tipico pizzaiolo napoletano. Wait, what are you? Una vana pizza. Non la so fare però, cioè sembra un co... Ma fallo. Salvatore, due margherite, per favore. Salvatore, una margherita e una bufala. Ok, ora ci sono troppi ordini, Nick, troppi ordini non li riesci a gestire. Salvatore, vattene a casa. Il momento in cui ci sono troppi ordini. Salvatore, è il tuo giorno libero. Sta diventando romano. Non so fare gli accenti. Direi che questa. Questa direi che è pronta. Sì, prontissima. Di quelle che restano. Guarda che bella crosticina, da Dio. Il numero di pizze sfornate sta aumentando, come vedete. Mancano soltanto le ultime 3. Questa che è in forno, questa che è ancora qui e quest'altra che è in forno. È interessantissima questa puntata. Finalmente sapremo quale tra le principali pizze surgelate in commercio è la migliore. Dai, su, dai, bene, dai, su, anche tu, dai. Ci ha regalato per un motivo questa. Ecco, tira giù tutto, dai. Non usatelo così, non usatelo mai così.
Stavo per morire, Bic. Un'altra? Stiamo preparando la copertina. Abbiamo soltanto un'altra quadrata. Abbiamo finito le pizze. Guardate qui che belle. Tutte una sopra l'altra. Adesso cerchiamo di fare una copertina clickbait, di quelle che si cliccano molto facilmente. Piena di pizza, piena di mozzarella, piena di pomodoro, piena di croste, piena di tonno. Ed ecco la vera copertina. Dai Nick, non dire così. Che palle, sono qua così piegato, gli dico fai la faccia, lui sta serio. Dai la faccia, perché la faccia. Dai, dai, perché oh. Perché delle cose brutte. Esatto. E adesso non litigate. Oh. Mi ha fatto star male. No, non è che ho detto delle cose brutte, è che hanno fatto la copertina con me, che va benissimo. E perché ho la faccia più ampia, sono un minimo più espressivo. E mi dispiace perché Cesare è molto più espressivo e ha la faccia piccolina. Ho capito. Io ho detto semplicemente. Ce n'è un problema di persona, dici. Ok, Cesare, hai da ribattere, hai qualcosa da dire? Sei brutto in culo, non potrai mai essere come me, ma secondo me ci sta. Cesare, rispondi. Arrivi a me. Dai Cesare, Roccia, rispondi. Dai Roccia, io credo in te. Non incassare, Cesare, uccidilo. Adesso lancia via tutte le pizze. Incassi? No. Spaccalo. No. Sì. Hai fatto, Nick? No. Nelson? Che cos'è? Cremoso e avvolgente. Ma è bellissima. Ma che figata. Ma chi te l'ha data? Me l'hanno regalata. Ma è bellissima. Oh, anche di che c'ha la maglietta. Tira la fuori. Sono un pizzaiolo. Però quanto muscoloso. Guarda. Ma sei un botto muscoloso. Fa vedere. Qua c'è il capezzolo. Ehi, guarda la linea della tettina. Vai Nick, fai la trasformazione. Bella. Lui è il paruolo. Non sai mai. È il paruolo. Era il paruolo. Ma ti fai delle pizze. Ti fai le pizze. Incredibile. Che sporo. Ma non sei un bene. Ma non è bene. Sboro. Andiamo a fare le pizze. Siamo in una foto. Pazzesco. Guarda se carico. Sboro. Come abbiamo creato un mostro del genere. Abbiamo creato un mostro. Salvatore. Ma basta Salvatore. Perché Salvatore è il suo aiutante. Nick. Beh, simula. Brucia. Vabbè. Brucia. Ti devi decidere in che parte dell'Italia vuoi stare. Avevi scacciato la Wallera però, eh. La Wallera. Nick, basta. Cosa sta succedendo? Lasciamo un pizzaiolo alternativo. Grazie, l'abbiamo perso. Salvatore, basta. Facciamo una foto. Facciamo una foto, vieni. Che cazzo me ne frega, mi fa una foto. Ma va la pure. Però mi piace come Nick entra nel personaggio. È una confusione pazzesca. C'ha tre personaggi in mente. Totale. Guarda il pizzaiolo informatico. Allora, com'è stata questa puntata? Bene. Bene. Sto aggirando il sito della Buitoni. Ti facciamo una scorta di. Ma la tua confusione linguistica. Ci pigliamo tutta la pizza che è nostra. Beh, però sta migliorando. Devo dire che sta migliorando come accento. Ho fatto un corso. Cioè, se voi cercate su YouTube come fare l'accento napoletano, sì, trovate un sacco di tutorial su come fare l'accento napoletano. Sono trovato un tutorial di quelli di Gomorra. Ok. C'erano gli attori che mi stavano spiegando come fare l'accento napoletano. Cosa hai imparato? Vuoi farci vedere qualcosa? Ho imparato. Ah, buc. Oh, no. L'altro. Ah, buc. Dovrò censurare tutto. Grazie, ragazzi. Prego. Voi vi chiederete chi è che sta mettendo del lardo sopra la non pizza? È lardo. Che cos'è? È guanciale. Il grandissimo Frank. Frank, io però ti ripeto, ho i miei dubbi. Glielo spacco sopra. Un uovo sulla pizza? Ma come? Vuoi un uovo sulla pizza? Ah, la fanno la pizza. Ah, perché è tipo carbonara. Ci abbiamo le uova? Non ci metto l'uovo di Pasqua. No, i funghi. I funghi. Ci sono i funghi. Pizza al lardo e funghi. Cioè la panna al taleggio, Frank. Non metto la panna al taleggio. Comunque dopo vediamo quando la sporni. Secondo me non si scioglie niente. Cosa dici? Perché Frank sostiene che il grasso si sciolga su tutta la pizza. Ma c'è secondo me no. Sottiletta. Non si cuoce abbastanza. Sottiletta alla fine. Frank, come sta andando la cottura? Certo, io te l'avevo detto che non si scioglieva nulla. Per tutto il tempo della cottura la fissi? Sì. Fa vedere. La regolo, io vario le temperature. Però carina. Un po' di vento, quella parola. Temperatura. Caspita. Ma torno, mi è venuto in mente una cosa. Non abbiamo ancora fatto vedere una delle novità più grandi all'interno dello studio. Più attese. È vero. Cioè, stiamo aspettando. Vai, illustra. Illustra. Basta far vedere. Luce naturale, amici. Cioè, bisogna andare su una scala per. Abbiamo messo quanto? 8 mesi per capire che bastava fare ciò. Comprare delle tende. E niente. Pagate pochissimo. Vorrei dire, però, che sono attaccate con l'adesivo. Sono attaccate con l'adesivo, ma per ora stanno reggendo. Stanno reggendo molto bene. Struttura. Adesso le mettiamo anche lì, così togliamo. Sì, facciamo vedere il metodo di copertura di prima. Che insomma era un po'. C'è un po' un problema che abbiamo cacche di piccione. Ma sono dettagli, non si vedono tanto. No!
Mi hai fatto piangere. Non mi era mai successo. Non ti era mai successo? No. È la prima volta nella mia vita che starnutisco su una scala. Bellissimo, vedi? Quando starnutisci mentre fai pipì. Ah no, quella, aspetta. Vi è mai successo? A me sì, mai. È pesissimo. È tremendo. Assurdo. Sei lì che pensi. Perché te ne è accorgi. Fatta, è fatta. Bravo, adesso esatto. Farò un macello. Te ne accorgi. Se sei nel getto esatto. E arriva tipo adesso, che l'ho sentito quei 4 secondi è prima. È la fine? La tua testa è come lanciarsi da un ponte e sai che cadrai a terra. È il tragitto che va dal lancio però all'arrivo a sei terra. Sei lì e accetti il tuo destino. Sei però lì ci... Non puoi fare nulla. Ah, sporchi ovunque. Vedi i flashback della tua vita passata, di quello sì. Dei tuoi momenti felici, tutto sì, quanto, sì. Però boh, macello. Sporchi ovunque. Ci siamo! Si sporna! Sono un sacco curioso, Vediamo. Guarda che bello. È bella. No, è bella forte. No, no, guarda che è venuta benissima. Che figa. Ma non pensavo si cuocessero così bene. Posso celebrare un attimo una cosa che capirà solo Nicolas, che adesso non è qui, quindi la dico a voi a casa. Certo. E Nicolas, montando su Final Cut, abbiamo passato eoni a ogni zoom che facciamo. Questi sono tutti zoom, no? Ok. Cioè, vedete? A tagliare la grafica in quei punti lì, in modo che quando sei nello zoom non c'è più. Abbiamo scoperto una funzione per cui riusciamo a invertire le due cose, quindi gli zoom vanno su e la grafica rimane intera sotto e non devo tagliare ogni zoom le cose. Molto interessante. Ti dico che mi sono risparmiato dall'una alle due ore di lavoro. Ah beh, ci sta. Crea questo livello nero sotto, quindi dopo ok, cioè, che roba nerd. Tipo quando fai il lift from Stolen, te lo porta. Ah, è lì from Stolen. Esatto. È un po' come quando premi shift F8 che ti fa tutto. Che te lo masterizza tutto col mix. Stra utile. Hai mai provato alt cancelletto F9? Ma è utile davvero? No, no, è un botto utile. No, dicevo delle... Cioè, è un botto utile, sì, sì. È una cosa utile. Esc F10? Te ne vai via? Scusa, non ne capisco nulla, scusate, non ne capisco nulla.